a Pizza Show Perrella 2021, Andrea Cucciniello. Buongiorno. Ciao Andrea, ben arrivato. Allora, qual è la pizzeria che rappresenti e dove si trova? La pizzeria si trova ad Avellino in via Campania 55, i Resilienti Pizza e Fritti d'Autore. Perfetto. Senti, qual è la farina che utilizzate in pizzeria? La farina utilizziamo un molino di Gevano, un blend di 4 tipologie, oro fibra 1, oro fibra 2, Vera Napoli e Costilla. Ok, quindi una tua composizione di farina. Il mio blend molto personale. Allora, quali sono le ragioni che ti ha portato a scegliere questo tipo di farina nella tua pizzeria? Io collaboro con Vigevano da molti anni e la cosa che a me piace molto è che è una farina molto costante, molto saporita e dà soddisfazione anche al cliente finale che la consuma. Ok, allora se ci dici adesso qual è la pizza che hai portato a Pizza Show. La pizza che presento oggi è la Pizza e Love, che è partita sul nuovo menù estivo, che in italiano pace e amore. In italiano è pace e amore. Pace, okay. Che è con una crema di piselli freschi, guanciale croccante e provola affumicata, all'uscita da Terry Confit e cialde di grano. Una pizza molto simpatica, giovane, fresca, divertente e gustosa. Allora, ce l'hai illustrata, allora non vediamo l'ora di vederla, se ce la prepari, grazie. Provvedo subito. Allora, io nel frattempo, mentre tu incominci a preparare l'impasto e a stenderlo, approfitto della presenza sempre di Raffaele Bonetta, pizza stice di Perrella, per fargli una domanda in merito a quello che abbiamo sentito da Andrea in questo momento, ci ha raccontato il fatto del blend, cioè questo blend particolare. Questa miscelare le farine è una cosa che tu ritrovi anche in altri pizzaioli, un modo che sta cercando Brand di dare un modo diverso di impostare Brand anche gli impasti. Assolutamente sì, io come tutti i nostri clienti da Andrea ci sono stato e gli faccio pubblicamente i complimenti perché il suo prodotto è, mi piace definirlo, un po' anticonformista, esce un poco dai canoni della pizza standard, difficilmente troveremo l'utilizzo di farine di tipo 2 in un impasto di napoletano simile napoletana. Sì, assolutamente sì, si tende a personalizzare il prodotto e quindi è bello ritrovare in una pizza l'identità del pizzaiolo, questo è molto bello. Ok, allora questa è una conferma. Grazie. Importante da parte di Raffaele. Allora io adesso continuiamo a vedere la pizza che ho adagiato un po' di crema di piselli, un po' di guanciale che diventa croccante in forno e rilascia tutto il suo sapore in cottura, un po' di provola affumicata con la dolcezza della crema di piselli. Ragazzi, ci dobbiamo fermare. Guarda, qui è finita la crema di piselli. Ok. Da dove? La crema di piselli, ok. Così mi dici che sto mettendo. Sì. Grazie. Allora, hai aggiunto la crema di piselli? Sì, ho adagiato un po' di crema di piselli, il guanciale che in cottura va a lasciare la sua sapidità e diventa croccante, quindi è anche più piacevole al morso, un po' di provola affumicata, perfetto. Poi all'uscita vedremo gli ingredienti finali. Perfetto, allora la pizza è pronta per essere infornata, avendo sempre il supporto di Raffaele Bonetta, che è il nostro fornaio d'eccellenza e di eccezione. Allora la pizza viene stesa sulla pala e viene infornata al forno. Questa preparazione, aggiunta di qualche tocchetto di provola e andiamo al forno. Perfetto. Adesso che ci stiamo guardando praticamente la pizza che come al solito all'interno del forno subisce lo shock termico e comincia praticamente a dare e a formare il cornicione, i suoi colori, tutto quello che noi siamo abituati poi a vedere una pizza mostrata a piatto. Stiamo seguendo un po' il meccanismo di costruzione del piatto della pizza e che
come diceva praticamente il meccanismo, è molto spesso legato anche alle tradizioni campane. Io penso che Raffaele, questa pizza ricordi un po' qualcosa rispetto alle tradizioni campane, anche assolutamente sì. Un nome americano, insomma, però ha qualcosa che ricorda un po' la pasta e piselli. Assolutamente sì, anzi il nome secondo me funge da depistante, quindi non avere l'azzardo di voler scherzare con la tradizione, però è molto interessante, molto bello. Sì, sì, assolutamente. Allora, un'altra caratteristica che sta cambiando un po' nell'ambito della pizza è anche il concetto della cottura, no? Cioè il concetto della cottura, questi impasti che sono idratati un po' di più richiedono una quantità di cottura in più. Assolutamente sì, diciamo che oggi rispetto a qualche decennio fa ci stacchiamo dai canonici 60-90 secondi per avere un prodotto che non ha uno standard di cottura ben preciso, ma sappiamo che su un impasto del genere che idratazione è dato, André? 74% rispetto a un impasto molto idratato abbiamo necessità di prolungarci nel forno, altrimenti possiamo dare un prodotto crudo a tavola. Perfetto, allora abbiamo, ed è spettacolare questi colori, questi contrasti, la pizza uscita dal forno, adesso andiamo a completare con datterini confit. Allora, datterini confit. Sono dei datterini freschi cotti 2 ore a forno a 100 gradi con agrumi, zucchero di canna, uno spicchio d'aglio e un po' d'olio. Perfetto, allora adesso stiamo aggiungendo i confit. Vanno a dare un'ulteriore dolcezza e freschezza alla pizza con gli agrumi. Perfetto, adesso un po' di cialda di grana. La cialda di grana, molto carina, gli diamo anche un po' d'altezza che è molto particolare. Molto carina. L'ultimo elemento, l'olio Barone del Cilento. Perfetto. Allora, la pizza è molto bella, molto ricca di colori, io non vedo l'ora di poterla assaggiare. Ecco, aggiungiamo anche il basilico. Nel frattempo, quindi, praticamente che noi siamo pronti per assaggiare questa pizza, questa tua creazione, io chiamerei il nostro beer specialist Perrella, Giovanni Nocera, per avere la giusta abbinamento. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno, il giusto abbinamento con la birra. Che cosa Giuseppe, per questa pizza proporrei una birra bionda del Brenta, del birrificio Fratelli Perrella. Un'alta fermentazione rifermentata con un gusto abbastanza morbido e lieve note di luppoli dati dalla diversa varietà di luppoli utilizzati. Quindi una compensazione fra dolce e amaro. Perfetto, allora penso che l'abbinamento sia perfetto. La pizza è meravigliosa, non resta altro che augurare al nostro cliente Andrea Cucciniello la maggiore fortuna del mondo per questo anno che sta per arrivare e nel frattempo augurarci di poterti riavere di nuovo da noi nel senza nuovo Pizza dubbio. Show Perrella 2022. Senza alcun dubbio, grazie mille a tutti, a Peppe Perrella e ai fratelli e a tutti loro che mi hanno assistito oggi, Raffaele, Giovanni. Grazie a tutti. Grazie. Ciao.